La scuola che dirigo è quella di malattie cardiovascolari, ovvero quella che insegna a diagnosticare e curare tutto quanto riguarda le patologie cardiache. È un percorso complesso, molto variegato e sentirete dai giovani specializzandi come abbiamo declinato questi concetti presso la nostra sede dell'Università di Milano Bicocca. Siamo specializzandi di cardiologia al quarto anno dell'Università di Milano Bicocca e vi diamo qualche spunto riguardo la nostra scuola di specializzazione. Innanzitutto vorremmo parlare della rete formativa. La rete di Bicocca è una rete di assoluto prestigio, poiché al suo interno ci sono ben 4 centri cardiochirurgici, che sono l'ospedale Niguarda di Milano, il Papa Giovanni di Bergamo, il San Gerardo di Monza e l'ospedale Manzoni di Lecco. Il fatto di poter frequentare centri dotati di cardiochirurgia vi consentirà di affrontare patologie cardiologiche complesse, questo è sicuramente un vantaggio. Inoltre, 2 di questi centri, cioè Niguarda e il Papa Giovanni, sono anche centri trapianto, quindi centri dedicati alla cura di pazienti con insufficienza cardiaca avanzata. Un altro punto di forza è sicuramente la ricerca. Come diceva Giovanni, noi ruotiamo su centri di alto livello, quindi con una bellissima casistica di pazienti, e già dai primi anni siamo coinvolti nell'acquisizione di dati per la ricerca scientifica, nell'elaborazione di progetti, nella pubblicazione dei lavori scientifici. Noi per esempio lavoriamo al Niguarda e abbiamo adesso in corso anche dei trial randomizzati in collaborazione con centri a livello europeo e anche a livello mondiale in cui siamo attivamente coinvolti. Per quanto riguarda invece le turnazioni e i tirocini, dobbiamo sottolineare che la cardiologia è una disciplina complessa, con tante sottospecialità. Nel corso dei primi 3 anni di specializzazione avrete modo di ruotare all'interno dei vari servizi cardiologici. Poi, a partire dalla fine del terzo anno, in particolar modo al quarto anno, diventerete voi protagonisti e avrete modo di personalizzare il vostro percorso a seconda dei vostri interessi maggiori. Infine, ultimo punto, che in realtà è quello che ci sta un po' più a cuore in questo momento, è il periodo di formazione all'estero, che è molto incentivato nella nostra scuola. Come dicevo prima, abbiamo collaborazioni con centri in tutto il mondo, quindi è molto facile avere i contatti. Io e Giovanni siamo in procinto di partire per la Spagna. Lui andrà a Barcellona a fare terapia intensiva cardiologica, io alla Corugna per l'insufficienza cardiaca avanzata, e siamo molto contenti e soddisfatti di questa opportunità, che secondo noi è una di quelle più belle che si possa fare durante il periodo di specialità. Thank you.